Buonasera a tutti, se qualcuno non capisce italiano possiamo anche fare con traduzione, però e niente, è un gruppo difficile, ormai è molto chiaro, e abbiamo visto tutte le squadre e noi questa partita abbiamo cercato di prepararla come una partita difficile perché sapevamo come l'ambiente, sapevamo come la squadra di Cantù a livello di motivazione, combattività, e sapevamo che ci sarebbero stati momenti difficili. Quello che noi dovevamo fare è superare i momenti difficili controllando un po' di più il gioco e lottando almeno alla pari con la squadra Canturina. Ovviamente l'abbiamo fatto per molto poco tempo, che la squadra di Cantù è una squadra molto competitiva a questo livello, che ha delle caratteristiche che la rendono un avversario difficile in casa, e io voglio fare complimenti al mio amico Andrea e alla società che sta continuando a fare un buon lavoro. Loro sono più grossi, se noi stiamo dietro alle ricezioni, se noi non mettiamo pressione, sono più bravi, sono più grossi, hanno tutti i mismatch a favore, perché il 4 è più grande del nostro 4, il 5 è più grande del nostro 5, il playmaker è più grande di tutte le guardie che abbiamo, e secondo me è vero, abbiamo mosso meglio la palla. Io penso che un'azione chiave sia stato il contropiede di Bruce, falle canestro, perché ha dato una svolta emotiva alla partita, però io in queste partite dico che forse più importante del quintetto è come interpreti il momento della partita. Coach, ma colpito il fatto che nonostante come dici tu loro sono più grossi, avete eliminato l'imbalzo, ma non solo, tutti quei giocatori hanno preso meno l'imbalzo, ne hanno preso più piccoli dei lunghi. Perché i lunghi erano occupati in un lavoro abbastanza difficile per anticipare Lončar, che è veramente bravo, e il primo quarto ha preso 2-3 ricezioni profonde, non abbiamo neanche preso la targa, quindi era molto importante che il nostro lungo fosse in taglia fuori. Questo vuol dire fare 0-0 col dirimpettaio di ruolo e che il piccolo venisse in corsa a rimbalzo, e questo siamo stati molto bravi. Io avevo chiesto mica una partita con tanti fronzoli, una partita di grande passione, invece di fare una partita fredda, tattica, dove secondo me le virgole non avrebbero vinto questa partita. Loro sono un'eccellente squadra, hanno appena battuto il Real e avete visto cosa ha fatto il Real ieri sera, quindi io credo che noi dovevamo colmare il gap con la passione.